carbonio, in fibra di carbonio, se vi avvicinate vedete la testa meravigliosa di questo materiale che si vede, probabilmente pensavate fosse più recente, in realtà viene scoperto in realtà, anche se non è in modo diffuso come le meteorite scene. La peculiarità di quest'area è questa gigantesca immagine, non più semplice da realizzare, che è neanche una foto della NASA presa dall'alto del mondo con la luce artificiale, perché volevamo far capire come nel periodo il mondo cominciasse a diventare sempre più piccolo grazie ai spostamenti, quindi entrasse appunto nella dimensione internazionale. E le macchine invece forse sono più piccolo. Sì, c'è un lieve cavo nel mondo del design degli anni 80 fatto così eccezione per il mondo dell'automobile, eppure qui abbiamo anche altri tre nomi: Sozzas, Bonetto e Giugiaro. Tra l'altro Sozza disegna la prima macchina dotata di controllo elettronico delle rotazioni, come prima veniva fatto con le vecchie rotelle, ora viene fatto con dei plastici. E nel 91 invece ha cominciato la collaborazione di Faema con la Maison Giugiaro, che oggi continua con la E91. Tra l'altro c'è una risonanza perché è costruito anche il mercato della macchina per caffè, passa dalla dimensione europea a quella globale, e quindi il respiro della sala vuole ricordare quando questo partito. Come ricordate, ci sono macchine di tutti i marchi, compresi i concorrenti, perché il nostro obiettivo è quello di raccontare la storia di un settore dell'industria e non la storia di un'azienda. Discorso che viene meno nella